Allora, siamo con il delegato del sindaco Mario Baccini per la scuola, Roberto Dasciotti. Grazie di essere tra noi. Grazie Roberto Dasciotti, di scuola se ne intende, è stato preside per decenni nella zona di Fiumicino, la Porto Romano, a Baffi. Attualmente insegna all'Università di Tor Vergata psicologia, si è occupato tantissimi anni di scuola, di sport, di rapporto di queste entità con la crescita dei ragazzi, ma adesso qui sta in virtù del fatto che è delegato del sindaco Baccini per la scuola. Allora, sta per iniziare un nuovo anno scolastico, l'amministrazione è salita in cattedra, diciamo, appena prima dell'estate, quindi insomma poco tempo per lavorare. Ecco, mi interessa sapere dal suo punto di vista quale situazione avete trovato e che cosa avete concretamente fatto in questi mesi. Sì, ma diciamo che è chiaro, cambiando amministrazione ci sono senz'altro delle concezioni per fare l'organizzazione scolastica. Il nostro punto di vista è che tutto ciò che riguarda l'istituzione scolastica debba essere il più possibile riportato al comune, mi riferisco quelle competenze che ci riguardano, quindi è scuola dell'infanzia. Chiaro, il nostro obiettivo è quello di cancellare, come faremo entro dicembre, le agenzie interinali, quelli che erogano il personale, perché reputiamo che sia una cosa inadeguata per un'istituzione scolastica, e quindi riapriremo attraverso Perdonami se ti interrompo, sì. non andiamo ancora su quello che farete, Sì, quello che abbiamo io vorrei trovato. sapere quello che avete trovato e quello che avete fatto in Sì. questi pochi mesi. Innanzitutto la cosa fondamentale è che avendo trovato varie cooperative, soggetti vari che si occupano di scuola, delle cooperative del sostegno, personale ausiliario e addetto alla vigilanza, l'altra delle assistenti educative comunali, l'ho anche adesso, è chiaro che abbiamo percepito una discrasia, ossia un po' vivere in una forma sclerotica queste situazioni, per cui ognuno viaggiava e viaggiava per il nostro, cioè il mio obiettivo è stato quello di recuperare a sistema tutte queste parti per ricreare un tutto verso la scuola. Questo che sia un fatto importante perché dà più serenità a coloro che ci lavorano e poi implicitamente anche ai bambini e ai ragazzi. Questo credo che sia un passaggio importantissimo perché altrimenti ognuno gestisce un pezzetto, però questo pezzetto non fa un tutto organico. Ecco, questo è stato il lavoro che ho potuto fare in poche settimane perché, come detto bene, è da poche settimane che abbiamo le altre questioni, diciamo, hanno una loro routine, no? L'organizzazione dei trasporti scolastici, l'incontro con i dirigenti scolastici, ma di cose che già, diciamo, erano state avviate anche nel passato. Allora, una domanda la faccio un po' più esplicita, perché poi chi ci ascolta sono famiglie, genitori, no? Quindi è chiaro che quello che ha appena detto è importantissimo, perché avere la gestione chiara della macchina significa farla funzionare al meglio. E magari dopo ci torniamo su questo aspetto. Però io da genitore, da papà, mi aspetto di sentire che cosa si è fatto per la sicurezza, per i trasporti, per il numero delle aule, insomma, a che punto siamo? Siamo sti cancelli delle scuole, che troviamo? Certo, diciamo, tutta l'organizzazione che abbiamo fatto nel periodo estivo, sia come comune sia con il concorso delle istituzioni scolastiche, no? Perché noi curiamo proprio i nidi, l'infanzia comunale e poi abbiamo gli altri ordini di scuola. Quindi con i dirigenti scolastici c'è stata la preparazione all'apertura dell'anno scolastico. Capire insieme le criticità, stiamo completando gli ultimi lavori per migliorare, mi riferisco nello specifico. Sia la scuola di Via Rodano, la scuola primaria di Via Rodano, che la media della Segre. Quindi diciamo che l'organizzazione è stata basata sull'efficienza, aprire le scuole nel modo migliore. Con il trasporto abbiamo fatto vari conti, perché non è semplice, no? Sugli orari cambiano tante questioni, siccome i pressi sono tantissimi, il comune è immenso, quindi i genitori possono, diciamo, vivere tranquillamente perché abbiamo potuto
con questo poco tempo organizzare la macchina in modo che la scuola possa partire come è partita già in molti istituti oggi, di conseguenza possiamo, diciamo, dire che siamo abbastanza soddisfatti. Poi è chiaro, state facendo, se c'è qualche virgola la miglioreremo. Una cosa importante è che noi, avendo avuto molti ragazzi delle superiori che non possono, non hanno potuto frequentare quest'anno il liceo di Maccarese perché era il soprannumero, e sono andati una cinquantina al liceo Carlo Urbani di Ostia, ecco, noi abbiamo inserito proprio una circolare, un nostro mezzo di trasporto che li porta direttamente a scuola. Questo è qualcosa in più che diamo per garantire che cosa? La riduzione del tempo che c'è tra casa, andare a scuola, e andare a scuola a casa, perché il diritto allo studio si vede anche in questo. Se i ragazzi devono stare due ore per poter andare a scuola, è chiaro che poi la demotivazione diventa sovrana. Quindi questo è un ulteriore servizio che rendiamo non solo per loro, ma anche per quelli che vanno nelle scuole alte, istituti superiori, al Faraday, alle Rigues, eccetera. Quindi anche questo è un servizio che stiamo dando per dare una garanzia reale del diritto allo studio. Per dare anche risposte immediate. Sì, questa è una risposta immediatissima. Diciamo, se il momento non va alla montagna, in questo caso la montagna si sposta. Sì, anche perché poi insomma, ne parleremo più là, però dobbiamo cominciare sempre più a riflettere che le scuole superiori non hanno caratteristiche comunali, no? Non sono intercomunali, che magari non può avere nel proprio comune tutti gli indirizzi che ci sono in Italia. Di conseguenza un lavoro di raccordo con i comuni limitrofi è fondamentale. Mi riferisco, diciamo, alla parte sud, con decimo municipio di Ostia, a nord ad esempio con la Discoli. Quindi a volte può essere più semplice di un ragazzo che abita a Passo Scuro andare alla Discoli che andare a... No? Assolutamente sì, quindi, ecco, a Ostia addirittura, diventa un viaggio. Ci abita la risorsa, passa il punto e arrivando, insomma. Non può... Insomma, queste sono le cose, diciamo, che sono state fatte fino adesso. Attenzione ai trasporti, ai raccordi, l'ordinaria amministrazione. Esatto, sì. Con un occhio particolare al futuro, insomma, a quello che si può costruire. Del futuro ne parleremo subito dopo. Un'altra domanda, sì, che però ci tengo a fare. Ci saranno delle criticità ancora esistenti? Prima che vengano fuori, dico, ne avete coscienza? Quali sono, secondo lei, le criticità maggiori che attualmente ancora, purtroppo, ovviamente, due mesi di lavoro non potevano essere affrontate, ma saranno affrontate? Quali sono? Ma io, diciamo, anche questo abbiamo trovato, ma non mi piace dire che abbiamo trovato gli altri. Ogni amministrazione credo che cerca di metterci il meglio e il massimo, ma poi ogni amministrazione ha una visione del mondo. Quindi quello che, diciamo, era la criticità potrebbero essere i giardini, soprattutto quelle dell'infanzia, quindi adesso si stanno sistemando tutti, abbiamo fatto un cronoprogramma. Potrebbe accadere che in qualche plesso ci possa essere ancora la rifinitura. Questa potrebbe essere una criticità. L'altra criticità, mi auguro che non lo sia, potrebbe essere una differenza tra spazio temporale, tra il trasporto, l'entrata e l'uscita, anche se abbiamo cercato... Questa è una cosa che negli anni passati ha creato tanti... Allora abbiamo proprio fatto minuziosamente proprio simulazioni con le scuole, però anche su questo stiamo parlando di una popolazione ampia e insomma, già il fatto che ce l'avete come chiaro che sia una criticità significa che lo affronteremo. Sì, sì. Per il resto, non so, posso dire, la riflessione scolastica è pronta, qui c'è stata anzi, l'ho ritrovata dopo tanti anni, la Sodexo, che è una multinazionale, ma insomma è una delle diciamo, imprese più importanti che abbiamo in Italia, e noi siamo pronti subito, però abbiamo concordato con le scuole di iniziare il 25 la mensa scolastica, perché poi ogni anno, come succede sempre, mancano gli insegnanti, mancano ancora i collaboratori scolastici, addirittura in due scuole, se non tre, manca il direttore dei servizi amministrativi, che sarebbe l'alter ego del dirigente scolastico, quello che si occupa degli acquisti, delle cose. Quindi l'inizio degli anni è sempre stato così, no? Anche se uno dice... Meglio iniziare una settimana dopo. Ma sì, per aprire non trovare andare poi in servizio, perché non possono essere ospitati i bambini, perché non hanno gli insegnanti o gli discorrenti. Senta, invece, all'immediato, al molto futuro,
Qual è l'idea di scuola che avete per l'intera legislatura e mi riaggancio anche al fatto che diceva prima di stabilizzazione del personale, perché di quello parla, quello credo sia un argomento particolarmente importante. La cosa importante, per me la cosa di cui diciamo che condivido con il sindaco è la creare un modello di Fiumicino della scuola dell'infanzia. Noi adesso lavoreremo un progetto 0-6 anni e costituiremo un coordinamento pedagogico territoriale all'interno del quale ci saranno tutti i referenti dei nidi della scuola dell'infanzia, anche statale, perché vogliamo creare un progetto innovativo anche di forme di apprendimento moderne legate a tutte le conoscenze che oggi emergono dagli studi fatti nel campo delle neuroscienze. Tra l'altro mi occupo anche di questo, quindi diciamo in base alle mie conoscenze e competenze vorrei dare un contributo scientifico per far sì che venga vissuta l'idea da parte delle famiglie, ma degli adulti, l'idea che noi apprendiamo fin dalla nascita, ma anzi apprendiamo anche molto prima, però evidentemente nessuno ci lascia il certificato di competenza, no? Nel nostro viaggio di 9 mesi dentro la nostra madre. Di conseguenza diventa un'occasione, ad esempio sperimenteremo il bilinguismo, sia l'ultimo anno del nido, sia nella scuola dell'infanzia. E nel 2023 non è che sia una cosa innovativa, perché già da, però qui non esisteva. Di conseguenza per noi è importante, perché ormai sono più di 40 anni che si sa che il cervello del bambino è anzi forse pure trilingue, però riesce a catturare facilmente e a connettersi con altri linguaggi verbali che non siano solo l'italiano. Quindi per noi significa questo. E poi inseriremo anche altre attività che permettano sempre più al bambino di esplorare mondi nuovi, conoscenze nuove, sviluppando quelle che sono le competenze cognitive, emotive e motorie, tenendo conto che è in quella fase dell'età 0-6 anni che si sviluppa quel comportamento prosociale che può permettere una facilitazione della socializzazione e soprattutto del rispetto degli altri. Oggi è uno dei temi fondamentali, no? Certo. Tutto quello che accade, che sta accadendo ogni tanto per il giorno, sempre dei giornali. Grazie allora al delegato del sindaco per la scuola Dasciotti, buon lavoro e magari ci rivediamo qui a gennaio e facciamo il punto della situazione. Grazie, sarò presente, grazie.